Lo avevano annunciato, le proteste non si sarebbero fermate, anzi la volontà è quella di continuare ad oltranza fino a quando qualcuno delle istituzioni non si farà avanti. La Puglia degli autotrasporti si ferma per manifestare pacificamente e chiedere interventi su tanti punti di natura economica che hanno reso il mestiere dell'autotrasportatore insostenibile, riferiscono. Blocchi stradali in tutta la regione, da Bari a Foggia, passando per Ruvo, Corato, Altamura e poi ancora Cerignola, nella BAT. I camion si sono fermati ad Andria e Canosa di Puglia ad intervalli di 45 minuti ciascuno, un grande coinvolgimento di autotrasportatori. È una protesta pacifica, stiamo cercando di ottenere quello, il minimo che è possibile, perché siamo arrivati a periodi e momenti insostenibili per quanto riguarda, ma non solo il gasolio, tutti gli aumenti di queste materie prime che ci sono state, e non abbiamo nessun aiuto dallo Stato, anzi ci ignorano proprio, ci ignorano completamente. Quali sono i punti principali su cui bisogna intervenire? Sono i punti comuni a tutta l'Italia in generale, non è solo una questione del trasporto, il gasolio, l'AD blu, le tariffe che non si sono adeguate, abbiamo ancora le tariffe di 30 anni fa. E il problema principale è che non si può più andare avanti, cioè siamo in perdita, ma in perdita costante. Bisogna regolamentare il mestiere, il tuo tipo di mestiere. Bisogna regolamentarlo principalmente e ritornare a come era una volta. Una volta il trasportatore, non voglio dire che era benestante, però viveva bene. Oggi il trasportatore non sa lui stesso a quali cambiali deve far fronte. Tra Andria e Canosa, nel complesso, sono circa un centinaio gli autotrasportatori che hanno aderito alla manifestazione. Tra loro ci sono non solo padroncini, ma anche autisti. Il problema, spiegano, è di tutti. Io sono autista, non sono padroncino, non ho camion, però la situazione è insostenibile anche per i cittadini, per le bollette, rincaro bollette, rincaro spesa, rincaro viveri, rincaro di gasolio, rincaro di gas, di tutto. Quanto andrà avanti invece la protesta? Quanto pensate durerà? Anche una decina di giorni. Adesso vediamo come si evolve la situazione e poi ci calcoliamo un po'. A inoltranza, fino a quando risolveremo qualcosa? Italiani, fatevi vivi. Gli autotrasportatori sono compatti, anche gli operatori del settore in transito, una volta fermati lungo i blocchi stradali, aderiscono su libera scelta, tutti uniti nella stessa direzione. Il problema è di tutti, dovrebbero partecipare tutti quanti, perché basterebbe una minima parte, che ognuno facesse la propria parte e ne otterremo di più. Il problema è che qua fanno tutti sempre finta di niente, quindi siamo sempre i primi a esporci. Comunque speriamo che qualcuno accolga la nostra protesta e ci contatti.